ragazze, come sta procedendo la quarantena? Noi ci stiamo stufando. No, vabbè. Oggi, come vedete, sono uscita dal letargo. Ho anche pantaloni carini, maglietta, perché ho deciso di uscire un attimino da questo letargo, non uscire, eccetera. Illus, ecco. E niente, ho girato stamattina la morning routine, quindi la vedrete oggi pomeriggio. Invece questo vlog lo vedrete poi domani, che è domenica. E niente, vi ho fatto vedere un attimino la nostra morning routine e come ho cercato di rimettermi un attimino in quadro perché mi sembravo veramente uno zombie. Uno zombie. Allora, metto due cose in lavastoviglie, poi metto la pasta che ho avanzato in frigo e poi vado a editare il video di stamattina. Vado a editare il video di stamattina, se non l'avesse sentito, perché ho fatto casino. Quindi, vediamo. Allora ragazze, la mia despensa si divide in due. C'è un pezzo qua così e poi un pezzo sopra la cucina. Ma andiamo a mettere a posto insieme prima questo, che in alcuni punti è un po' un casino. Qua sopra c'è la roba in scatola, come vi avevo già fatto vedere. È un po' buio, quindi non so se si vede bene bene. Quindi qua trovate le scatole come può essere il gran ragù. E poi ci sono le cose tipo i fagioli borlotti. Poi ci sono dei piselli, la passata. E vado a pulirla, ma siccome non voglio di fare su e giù, faccio che mettere un po' di prodotto sullo straccio. E vado a passare. Comunque, da una parte c'è tutta la passata e dall'altra ci sono tutte scatole, ad esempio queste qua. Sotto, che è molto ma molto più incasinato. Adesso vi sposto bene. Allora, qua sopra di solito c'è la farina, quella che ho piccolina, invece quella grande poi la metto sotto in base alla finita. E qua devo mettere a posto perché è un casino, tanto tanto, quindi vado a togliere tutto, tanto è poca roba. Sempre un po' di prodotto sullo straccio. Andiamo a pulire. Io metto sempre dei pezzi così di carta, che carta regalo, ce l'aveva la nonna di Manu dentro un cassetto, quindi l'ho presa da lì come diciamo protezione, perché comunque ci sono sempre le farfalle in qualsiasi cucina. Io per ora non le ho ancora trovate. Però fra un po' arriverà, quindi secondo me se stanno su un pezzo di carta è molto meglio e boh. Allora, rimetto su quello che c'è. Allora, ci sono praticamente 2 e mezzo di farina. Questa qua è del Lidl che ci ha portato la Croce Rossa l'altro giorno. E quindi vado a metterla qua così. Questa invece l'aveva presa mia mamma di più. Poi c'è una scatola di Chobar bianco, non è scaduta per fortuna, la teniamo ancora e la mettiamo da questa parte. Poi c'è lo zucchero, che ne ho praticamente 2 più 1 e mezzo già aperto. Mettiamo qua, che l'ho già aperto. Poi c'è
la metterò a posto. C'è questo di farina che scade il 30 giugno, sempre me l'ha portato mia suocera, perché lei non compra la roba al supermercato, ma va proprio nella, dove fanno la farina, ed è buonissima. Quindi questa qua la mettiamo qua così, e ce n'è anche una aperta che ho quasi finito, sta finendo anche questa di farina. Sono molto preoccupata, molto molto. Poi c'è della polenta istantanea, intanto controllo che non sia scaduta, a maggio, si dà ancora 2 mesi. Polenta, però meglio metterla di qua. La metto sopra l'altra farina. Poi qua c'è della farina di grano duro, però è scaduta il 6 marzo, quindi non so cosa fare, se, ma secondo voi la farina, se la usi che non è entro la data, si può usare? O devo buttarla? Cioè, mi dispiace, sinceramente. Però non me ne sono resa conto, perché tutte scadono comunque a giugno, questa non ci ho fatto caso. Io la tengo, aspetto i vostri consigli qua sotto. Se mi dite di buttarla, la butto. Se invece mi dite che si può usare, la uso in fretta. Fretta, fretta. Poi c'è della polenta aperta. Devo chiuderla perché non c'ha una cosina. La mettiamo qui sopra. Poi c'è del cocco, anche questo non credo che sia andato male, e l'abbiamo preso all'Eurospin, ma sono da mesi che l'ho preso. Andiamo avanti. Poi ci sono, c'è il lievito, che sinceramente io mi trovo molto meglio con il lievito del Lidl che sinceramente pane ha. Poi c'è il cacao, che anche questo sta per finire, infatti sono agitata perché non ho più cacao, non ho più barrette di cioccolato, non so come fare, aiuto. Poi c'è della gelatina in foglia, sì, in foglia, in fogli, che avevo preso per il mio compleanno, ma poi alla fine non l'ho utilizzata perché ho fatto un'altra torta, ma ve la metto poi qua sotto, che era carina carina. Okay. E poi ci sono queste cose qua, ma io le metterei poi sotto. Quindi qua c'è la pasta, non vado a toglierla perché comunque l'abbiamo messa poco fa. Vado solo a togliere un po' di farina che c'è, che è caduta di sopra. Vi abbasso un pochettino, così vedete meglio. Sì, abbiamo molta, 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 molta pasta, perché anche questa, mia suocera va a prenderla proprio alla... proprio nello stabilimento della pastarelli. Quindi quando va per prenderla per lei, poi ce ne porta un po' a noi. Noi non mangiamo tanta pasta, cioè la mangiamo frequentemente, ma io metto 100 grammi per tutte e due, per me e Manuel, perché io non mangio molto, Manuel non può mangiare molto, e quindi poi ci dura veramente tantissimo. Poi facciamo le cose in casa, quindi rimane lì, e io sono contentissima per questo, perché almeno siamo sicuri che la pasta c'è sempre. E veloce veloce vi dico cosa c'è. Ci sono gli gnocchetti, poi ci sono i tortiglioni, ci sono, come vedete, linguine, spaghetti, poi ci sono questi qua per fare minestre, paste con quella che ho fatto ieri sera, fagioli e tante altre cose. Poi ci sono le pipe, le farfalle, ragazze, le farfalle è una di quelle paste che io
Odio. Non mi piace perché ci mette un sacco a cuocere e poi dentro è sempre cruda. Tolgo la roba, poi vi faccio vedere cosa c'è nel dettaglio. Anche qui un po' sul panno. Qua ci sono un casino di cose aperte. Ok, ho optato per lo scotch che danno a mano, è questo qua di carta. Speriamo che tenga. Dovrebbe tenere. Ok. Così chiudiamo tutte quelle cose lì che tanto adesso non le usiamo. Qua ci sono gli arachidi. Poi il couscous. A me piace tantissimo, però mi piace di più in estate, quindi ne faccio molto, ma molto meno. Il riso, che non può mai mancare perché anche questo io lo amo. Riso aperto, però quello più a chicco lungo. C'è un pacchetto di risoni, però non lo so, ragazze, non mi ispirano perché quando stanno così attaccati alla busta non mi ispirano. Magari li tengo lì per il cane, ogni tanto gli facciamo un po' di pasta, ma poche volte da mettere un po' con delle crocchette e prima, cioè, la sciacquo prima di darle, perché comunque non fa bene l'amido, quindi noi la sciacquiamo e poi gliela diamo. Ma capita poche poche volte. Poi ci sono quelli che abbiamo trovato alla degusta box. Anche questo, mettiamoci una cosina. Sta diventando lunghissimo questo video, solo questo sta diventando lungo. Poi ci sono i semi di lino. Questo un po' nell'insalata, così fa bene. Poi ci sono questi che praticamente li mangia Manuel, però se ne è preso un altro pacchetto, quindi ce ne sono due aperti. Cosa bisogna fare con questi uomini? Vedete l'altro aperto? Chiudiamo anche questo. Ma questo l'avevo preso io perché non mi ricordavo di avere le altre per fare il pesto. Avevo fatto il pesto di zucchine, non mi ricordo. Comunque ci sono tanti tanti pesti, ce ne facevano talmente tanti: zucchine, melanzane, spinaci. E invece di mettere magari i pinoli che non si hanno, ci mettono le noci e si è a posto. Poi, qua sempre delle cose da mettere nella minestra, eccetera. Però non lo so, adesso le lascio lì sempre come l'altro, magari al cane. Poi qua ci sono delle lasagne già pronte perché Manu mi ha detto boh, teniamole lì in caso ci venga una volta voglia di farle, ma non abbiamo voglia di farle con i bimbi. E sono già aperte, quindi dovrò farle fuori, assolutamente. Poi ci
sono dei cracker. Sono dei cracker, noi non ne mangiamo molti, però... Infatti sono lì da un bel pezzo, li teniamo in caso vengano i miei genitori che loro li mangiano. Siamo a posto. Dimenticavo, qua sopra c'erano anche questi, che sono il pan grattato. Li metto qua. Sotto invece è un po' spoglio adesso, però di solito ci sono magari qualche bibita che teniamo per chi viene a trovarci, che noi non siamo molto da bibita, cioè Manuel si prende magari le lattine, però non è che se non c'è da bere Coca-Cola o qualcosa del genere non piangiamo sinceramente. Quindi adesso ci troviamo più che altro ben poche cose. Anche qui metto sempre un pezzo di carta, perché di solito c'è la farina quella più grossa, perché la farina 00 arriva sempre con quella da 5 kg. Poi c'è tipo marsala, che in teoria dovrebbe stare di là dove sono le cose dei liquori, ma vabbè. Poi c'è uno spumante. Aperol d'estate, questo molto molto buono. Ne abbiamo due, non mi chiedete perché ne abbiamo due. E poi c'è il latte. Allora, io non sono molto da latte, però l'ho preso più che altro da tenere lì per fare qualcosa, visto che adesso siamo in quarantena. Se mi finisce qualcosa per fare delle torte, eccetera, vado su torta con il latte, se no cerco sempre di fare senza il latte. Allora, qua sopra invece c'è più cose per tisane, colazione diciamo, quindi Cheerios aperti da non so quanto tempo, perché Manuel ha preso i Cheerios ma non li mangia, cioè gli piacciono, te li fa comprare e poi li lascia lì per mesi. Quindi adesso devo anche capire se sono buoni. Scusate, aiuto. Anche qui tolgo tutto e poi... aspettate che mi sposto un po', se no non vedete me. Vado a togliere tutto, do una pulita e poi vi dico cosa c'è. Scadono a giugno, quindi gli do tempo fino a giugno. Poi c'è i fiocchi d'avena, che si possono, scusate, fiocchi d'avena che si possono mettere nel latte. Io il latte non ne bevo molto, però ieri sera mi è venuta fame. Dopo cena ho detto cosa mangio, cosa non mangio. E allora ho preso invece di questi. Mi sono fatta il latte con un po' di cacao e così il farro soffiato. È molto buono, devo iniziare di nuovo a mangiare il latte. Solo che se lo mangio troppo, sovente, poi sto male. E quindi mi passa la voglia di mangiarlo, no? Devo ritornare a prendere il latte tipo di riso, di soia, così qua. Poi ci sono dei
semi di zucca, adesso vi faccio vedere, semi di zucca, che questi in realtà potrebbero stare di là, però siccome a me ne piacciono così, come se fossero patatine, li lasciamo qua. Poi c'è una scatola vuota, che all'inizio c'erano le cialde per la macchinetta, che mi piacerebbe riprendere di nuovo ad usare, ma in questo momento non si può. Poi la scorta di caffè, questo qua è il caffè Vergnano. E poi il miele. Questo miele qua viene da, sempre da mia suocera, nel senso, l'ha preso mia suocera da un loro amico che fa il miele. Quindi anche lì, il miele preferiamo prenderlo da un apicoltore. Apicoltore, sì. Ho detto cultore, vabbè. Apicoltore. Poi, ecco cosa c'è. Questo qua l'ho voluto prendere Manuel, ma a me non mi faceva impazzire. Che sarebbe lo zucchero di canna, quello... ma quello fine fine, non il solito che è a pezzettini. Cioè, sembra farina. Però no, non mi fa impazzire, sinceramente. Anche perché non zucchero. Poi veniamo al punto più... che è quello. Vi abbasso solo un pochettino, così lo vedete bene. Ok. Dove ci sono praticamente tutte le tisane. Allora, via il tè. Qua c'è un tè. Ragazzi, non mi ricordo che cos'è. Non abbiamo messo le etichette, ma non mi ricordo cosa c'è. Comunque c'è un tè. Poi, questi sono i tè che sono, mi ha regalato mia sorella di Fitvia. Il coconut slim tea e strawberry detox tea. Devo riprendere a berli. Devo riprendere a berli. Solo che con questo virus, anche quello. Poi. Allora, c'è una tisana da fare con l'acqua fredda. Tisana fredda in filtro abbronzatura. Non è buonissima, ragazze. Sinceramente, non spendete soldi. Assolutamente. Poi c'è la rilassante, che io praticamente ho finito. O molto probabilmente è dentro l'altra scatola, quindi la butto. Questa la mettiamo qua. Poi ci sono questi qua, ragazzi, questi tè qua li abbiamo trovati dentro una palla di Natale che ha regalato la zia di Manuel a Natale, non mi ricordo se questo o l'altro a Natale, sinceramente. E poi invece ci sono questi qua della Via Verde Bio Premio, che sono frutti misti. È buono, però... Poi c'è un tè bellissimo che avevo anche usato per un chiacchiere tè con Valentina, mi pare. Devo guardare. Ed è alla viola. È una cosa favolosa, favolosa. Poi c'è questo tè infuso alla pesca melba. Ragazzi, anche qui i tè quando scadono si possono riutilizzare. Cioè, possiamo berli lo stesso. Questa è una domanda che mi faccio, perché questo ad esempio è scaduto, perché quelli che non prendiamo noi a volte ci dimentichiamo di averli, quindi
li lasciamo lì. E questo è l'unico scaduto e devo capire se posso continuare a prenderlo o no. Se no lo utilizzerò in qualche altro modo come decorazione. Poi c'è questo tè che mi pare che ce l'abbia regalato l'anno scorso mio cognato, quello più piccolino, mio fratello di mano, ma non mi ricordo che cos'è. Vado a metterci un pezzo di scotch anche qui. Attacco qua lo scotch così. Ci voleva proprio questa rinfrescata. Poi c'è questo qui che in realtà non è mio. Non è mio, è di Valentina, ma si è dimenticato qua. Che è qualcosa di Natale. Ed è buono, molto molto buono. Adesso poi quando finirà la quarantena glielo ridarò se lo vuole. Se no, lo tengo qua. Questa c'è scritto dentro che cos'è. Questa è colpa di Manuel, sì, lo so, la gente che guarderà dirà, ma ce l'hai proprio con tuo marito. No, scherzo, ok? Scherzo, mettiamolo in chiaro. Io scherzo, è normale. Non sapete quanto me ne dice lui, però tisana del buon sonno. E questa qua la chiudiamo. Mi sa che poi chiuderò il video qua perché diventerà lunghissimo. Facciamo così. Poi c'è questo qua che ci ha regalato la nostra amica Carlotta, che è al cocco. Anche questo, ragazzi, è scaduto, visto? Quando lasci le cose così e poi quando le ritrovi, sono scadute. Altro tè che non c'è il nome. Non lo so cosa sia. A volte ne prendiamo, proviamo e basta. Sinceramente. Questo anche ce n'è poco, non so che cosa sia. Dovrei chiedere a Manuel perché io non lo so che cos'è. Che cos'è sta roba? Sì, ma quale? Poi c'è questo che è infuso i frutti rossi, che è una bomba. Questo è English. No. C'è l'English e questo coso No, microbo. no, questo dovrebbe essere quello affumicato. Ma non ce n'è. Cioè tu usi. No. Pesca. Cioè lui usa dei barattoli per una scemenza del genere. Sì. No, ce n'era molto di più quello usato. E non potevi usare anche questo Pesca, provalo pezzettino. usato. Dovrebbe essere pesca. Sì, ma cosa me ne faccio? Ormai è finito. Oh, mamma mia. Poi, un altro aperto e lasciato lì così sempre. Alla Marena. Meno male che ho fatto questo video con voi, così almeno ne ho approfittato per mettere a posto la roba. Perché a volte le cose dentro gli armadi, penso un po' tutti lo facciamo. Sì, schifiamo lì, poi mettiamo a posto, sì. Quindi a Marena, cioè ragazzi, vedete, io non so più dove metterla la roba. E poi questo qua è alla menta, ma è un tè alla menta marocchina che avevamo preso in una fiera che c'era su in centro, forse della primavera l'anno scorso, mi pare. E l'abbiamo preso insieme a delle spezie, che le spezie sono qua. Ma questo non ve lo faccio vedere. Ve lo farò poi vedere un'altra volta perché se no non finisce più il video. Quindi lo mettiamo qui. Quindi questa è tutta la nostra, il nostro
reparto tisane, cioè solo un ripiano di tisane. Capito? Non ci piacciono mai. E niente, vabbè, poi c'è il cocco, il crazy cocco, l'ho assaggiato, non mi piace. Qual è il crazy cocco? Questo. Non mi piace. No? No. Ormai troppo poi vabbè, c'è questa marmellata che in realtà era di là, però prima ho detto magari faccio biscotti con la marmellata, poi ho cambiato idea. Però adesso la lascio qua. E poi ci sono questi che erano sempre dentro alla degusta box. Potremmo assaggiarli poi. Non li abbiamo assaggiati. Niente, il video di spesa è finito, adesso qua sono 16 minuti, là sono 16 minuti, dovrò fare dei tagli perché sennò diventerà lunghissimo, anche perché ho fatto anche piccoli tagli prima e quindi non mi sembra il caso di lasciarvi tutto quanto 40-50 minuti di video. E niente, adesso vediamo se puoi finirlo qua o se farò ancora qualcosa, non lo so. Lo monto e se mi resta del tempo facciamo ancora qualcosa, se no vediamo, tanto vi salutiamo dopo. Allora, sono le 7:20, io sto finendo di editare questo video, è lunghissimo, lungo, quindi dobbiamo fare... No, ti prego, è già lungo. Aspetta. Amore, è già lungo. Aspetta. Dai. Dopo questa cosa qua, un giorno fai un video dove fai vedere tutte le scemenze che vuoi, però siamo già a 36 minuti e ho dovuto cancellare altra roba. Una cosa importante che volevo dirvi è uscito il documentario di cui facciamo parte io e Manu, sì, che si chiama Io resto a casa di Paolo Casalis, vi lascio il link qua sotto. Brevemente è un film anche a pagamento, sì, perché la metà di quello che ricavano va poi alla fondazione dell'ospedale Alba Ebra. Sì, viene devoluto in beneficenza. Quindi mi raccomando, andate a vederlo, so sì, che è a pagamento, sono 3,99€, ma è per una cosa fatta fin bene. Il costo di due caffè. In questo periodo non si esce, quindi prendetelo come un caffè. Quindi ora velocissimo vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, grazie di essere iscritti, per chi non è iscritto iscrivetevi e commentate qua sotto, scusatemi se è eterno questo video, è eterno, scusatemi, ci vediamo poi nei prossimi video, ciao ciao.